Buongiorno, questa mattina siamo con il professor Filippo Alongi, direttore della radioterapia oncologica avanzata dell'ospedale Negrar. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. La radioterapia oncologica avanzata del vostro istituto dispone di un innovativo sistema di trattamento radioterapico, unico poi nel sud Europa e in Italia ovviamente. Di che cosa si tratta e quali sono i tumori che possono essere trattati? Sì, è un sistema veramente unico, unico perché è l'unica attrezzatura di questo tipo per la cura, dei tumori, costituita fondamentalmente da un acceleratore, lineare di ultima generazione insieme ad una risonanza magnetica. Dico che è unico perché sul territorio nazionale, siamo, l'unico centro a disporre di questa innovativa tecnologia e ce ne sono nel mondo circa 22. E quindi alcune sono anche in corso di installazione proprio in questi giorni. Quindi abbiamo il privilegio di poter offrire ai nostri pazienti questa arma super avanzata che diciamo riesce in un certo qual modo a superare alcuni limiti della radioterapia tradizionale, perché la presenza di questa risonanza magnetica direttamente nella sala di trattamento, quindi combinata con l'apparecchiatura di radioterapia, ci consente di vedere con precisione dove vengono veicolate le radiazioni e questo ci consente di fare delle modifiche, degli accorgimenti, degli aggiustamenti del trattamento che sono a favore di un coinvolgimento maggiore del tumore con delle dosi più tumoricide e quindi più aggressive e allo stesso modo riusciamo ad essere più cauti e più difensivi nei confronti degli organi sani circostanti. Chiarissimo. E quindi in base a questo già mi ha detto un po' quali sono le differenze rispetto ai trattamenti tradizionali, ma poi in pratica i vantaggi, quelli reali che avete potuto anche grazie alla vostra ampia casistica appurare per i pazienti, quali sono? Sicuramente noi abbiamo cominciato questa attività poco più di un anno fa, nell'ottobre 2019 abbiamo fatto il primo paziente, è passato più di un anno, in quest'anno abbiamo, pensi, trattato più di 250 pazienti, abbiamo fatto un numero vicino alle 2000 sedute. Ognuno di queste sedute, di queste frazioni di trattamento è una frazione molto elaborata perché per ogni seduta viene effettuata questa risonanza magnetica, viene fatto un piano di cura del giorno. E questo è il segreto di questo tipo di radioterapia che noi chiamiamo adaptive. Adaptive perché guidata dalle immagini riusciamo ad adattare il piano di cura alle circostanze del giorno. Questo, come dice lei, che poi giustamente chiede quali sono le declinazioni pratiche di questo esercizio tecnologico, alla fine quello che otteniamo è sicuramente un'ottima tollerabilità del trattamento, cioè riusciamo a dare delle dosi molto alte, qualche volta anche più alte rispetto a quelle che avremmo dato con la radioterapia tradizionale, quindi con una potenzialità maggiore di controllare o distruggere la malattia tumorale, ottenendo una diciamo, riduzione o un'assenza di effetti collaterali. Lei pensi che in questi 250 pazienti trattati fino a oggi abbiamo, diciamo, li abbiamo anche un po' stressati con una serie di questionari, di domande, spesso anche molto lunghe e molto articolate, proprio per capire se questo tipo di trattamento abbia un impatto in termini di qualità di vita anche nei pazienti più anziani. Anche nei pazienti più fragili, abbiamo visto che questo tipo di trattamento è ben tollerato e ovviamente stiamo registrando tutta una casistica di risposte molto importanti, che sono quelle che la radioterapia di solito moderna riesce a dare, ma in questo caso con delle potenzialità maggiori in termini di dosi maggiori che riusciamo a dare e di coinvolgimento minore degli organi sani, che significa minori effetti collaterali attesi durante il trattamento, ma soprattutto poi nel tempo, come effetti tardivi. Quando, dottore, questo trattamento può essere una valida alternativa all'operazione chirurgica, ad esempio nel caso di tumore alla prostata? Sul tumore alla prostata abbiamo veramente un'ampia casistica, abbiamo dedicato tantissimo tempo allo studio dei trattamenti con un numero ridotto di frazioni. Questo tipo di approccio si chiama ipofrazionamento e in particolare abbiamo trattato in questo gruppo di 250 pazienti trattati con Unity, più di 100 erano proprio pazienti
che abbiamo trattato con finalità curativa, quindi con la finalità di eradicare la malattia tumorale in assenza di qualsiasi operazione invasiva. Le radiazioni dall'esterno vengono veicolate direttamente all'interno della prostata e all'interno dell'organo hanno tutta una serie di effetti biologici che in modo selettivo distruggono le cellule tumorali e lasciano vive le cellule sane che hanno tempo poi di ripararsi. Questo tipo di trattamento viene ormai concentrato in circa una settimana. Noi abbiamo diversi pazienti che vengono anche settimanalmente, cominciano lunedì e finiscono il venerdì per questo tipo di approccio, che è un approccio rapido, un approccio efficace, e tutto questo, diciamo, è stato ottimizzato dalla presenza della risonanza magnetica a bordo, che consente quegli aggiustamenti, quegli accorgimenti che le dicevo prima. Lei consideri che la prostata si trova spesso molto a contatto con il retto, molto a contatto con la vescica. Questi organi vanno preservati, vanno assolutamente tutelati dai possibili danneggiamenti della radioterapia. E allora noi riusciamo a concentrare la dose esclusivamente sulla ghiandola prostatica, dando quella dose tumoricida, quella dose efficace per eradicare le cellule tumorali, ma con la risonanza magnetica riusciamo ad escludere, a minimizzare, a proteggere, a schermare gli organi sani che si trovano vicini. E i risultati ci premiano, perché in tutti questi pazienti non abbiamo registrato effetti collaterali di tipo importante e abbiamo potuto in un certo qual modo anche ridurre i margini di tessuto sano a contatto con la prostata, preservando appunto questi organi da, non solo in fase acuta ma anche in fase tardiva, quindi nei mesi, negli anni, possibili situazioni poi di diciamo irritazioni croniche o di situazioni infiammatorie, che spesso sono una delle problematiche della radioterapia. La pandemia sappiamo che ha portato anche a diagnosi tardive e a creazioni di liste d'attesa. Che cosa ha potuto osservare lei in base alla sua esperienza e nel vostro centro? E purtroppo questo è un periodo molto critico. Devo dire che durante la prima ondata, intorno a diciamo aprile, fondamentalmente tra marzo e aprile, abbiamo avuto una riduzione dell'accesso dei pazienti, perché ovviamente consideri che noi abbiamo questa apparecchiatura unica in Italia per le sue peculiarità, perché è una risonanza specifica 1.5 Tesla integrata in una macchina ed è veramente un sistema molto complesso e unico. Pertanto tanti pazienti sia dall'Italia ma devo dire anche dall'estero si sono mossi da noi per venirsi a curare, ma durante il periodo della pandemia è ovvio che le limitazioni nei trasporti, la paura ha in un certo qual modo contratto l'accesso di questi pazienti. Abbiamo dovuto poi recuperare nei mesi estivi, dove si pensava ci fosse fondamentalmente una liberazione da questa problematica. Adesso devo dire, durante la seconda ondata, anche la sensibilizzazione dei media in merito ai controlli oncologici, in merito al fatto di non rimandare delle cure che possono essere curative, molte delle nostre cure non sono palliative ma curative, e anche se fossero palliative spesso non devono essere rimandate, perché potrebbero provocare un'alterazione della qualità di vita in senso peggiorativo di questi pazienti. E quindi devo dire che alla fine sia i nostri sforzi sia l'attenzione dei pazienti ci ha consentito di non perderli e di continuare a trattarli nel migliore dei modi. Questo in oncologia, nel mio ambito, ma anche devo dire in altri ambiti in cui le cure non possono essere rimandate.